Sono Antonietta Lauria. Da una lettura rapida dei giornali in questi giorni vengo definita demagoga, rivoluzionaria. Qualcuno osa anche fare un riferimento al 68. Ebbene, leader del movimento, ebbene, io non sono niente di tutto questo. Io sono un cittadino che ama la propria terra e che da anni sono la memoria storica di 10 anni e che da anni sta difendendo la propria terra con le unghie e con i denti. Dico questo perché veramente essere agitata di un qualcosa che non mi appartiene mi offende. Io sono sicuramente un cittadino incazzato, sicuramente incazzato, e spiegherò il motivo. Noi siamo qui dal 5 novembre, e pensavo prima di questa data che questo era un ente inutile. Nell'arco di questi 15 giorni e oltre io mi sono fatta il convincimento che questo è veramente un ente inutile. È vergognoso che in 15 giorni, anzi parliamo di 20, nessuno abbia sentito il dovere di venire qui e venire a capire che cosa sta succedendo nella Valle del Mercure, perché qui non è Antonietta Lauria o i portavoci del forum che si mobilitano, ma da 15 giorni questa struttura è rivitalizzata, è una struttura morta dove nessuno ha il coraggio di venire. E il presidente Pappaterra, che già il nome la dice lunga, e veramente già lo dovevano scartare per il nome Pappaterra ad essere il presidente del parco, non ha avuto il coraggio di affrontare, di guardare in faccia la propria gente, ed è dovuto scappare dalla porta dell'orto perché deve difendere questo signore, diciamolo, deve difendere gli interessi che non appartengono ai cittadini, non appartengono alla Valle del Mercure, non alle cose che lui legalmente dovrebbe tutelare, ma sta tutelando l'Enel, questo è il dato di fatto, ed insieme a lui altri, ma io ce l'ho anche col consiglio direttivo, perché doveva sentire il bisogno di venire qui. E allora qual è il messaggio che noi oggi mandiamo? Il messaggio che noi oggi mandiamo è che noi non abbasseremo la testa mai. In tempi non sospetti gliel'abbiamo detto al presidente Pappaterra, che se è vero che i lucani hanno orgoglio, l'orgoglio nasce dalla Valle del Mercure ed è la gente che sta qui che gli farà cambiare idea. Noi saremo qui a vigilare continuamente sull'operato, anzi sul non operato di questi signori, e nessuno ci potrà impedire di fare quello che oggi stiamo facendo. Noi siamo numerosi, ma non oggi, siamo numerosi da tempo, perché nessuno si può permettere di scipparci quella che è la nostra dignità, perché di questo si tratta, signori. Questa gente è abituata a fare affari sulla nostra pelle, e se oggi ancora non l'hanno capito, glielo faremo capire, perché noi di certo non ce ne andremo a testa bassa, gli faremo capire chi comanda su questo territorio. Io posso concludere dicendo che le iniziative future probabilmente avranno esiti ancora più marcati, ed insieme alla gente, perché noi decidiamo le cose con la gente, faremo arrivare i messaggi successivi. Ma di certo questo incontro che dovranno fare ancora sulla nostra pelle a Roma il 3 di dicembre, noi lo abbiamo ben presente, e non andrà liscio così come pensano questi signori. Oltretutto, siccome abbiamo anche votato, noi ci aspettiamo che il nuovo consiglio regionale venga qui
a dirci cosa pensa. Hanno vinto le solite persone, questo è vero, però c'è un dato politico che nessuno può ignorare. Il presidente della regione Basilicata rappresenta nemmeno un terzo della popolazione basilicata, per cui dovrà fare i conti con gli altri tre quarti. Ha vinto il non voto per la prima volta in Basilicata, e questa la dice lunga. Non è facile scardinare un sistema, questo lo sappiamo, perché è il problema italiano, non il problema della Basilicata. Ma la Basilicata ha mandato un messaggio, un segnale, per cui io oggi non mi sento di dire che queste persone sono forti. I forti siamo noi, e dobbiamo essere noi a dettare le linee di quello che è il nostro bene, il nostro futuro e il nostro interesse. Grazie.